Care amiche e amici di Fabbrica Floridi, bentrovati. Noi di Punto Zero Teatro siamo pronti qui sul nostro ponte di comando e vogliamo aprire questa quinta puntata con queste meravigliose immagini dallo spazio che preannunciano la nostra altrettanto meravigliosa ospite cui sveleremo l'identità tra poco. E per questa occasione siamo felici di avere con noi, per un breve saluto, anche la nostra direttrice dell'IPM Beccaria, a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti per l'appoggio a questo progetto. Bene, senza esitare, salutiamo e passiamo il collegamento alla dottoressa Cosima Buccoliero. Per me è un onore questo saluto, insomma, portare questo saluto a Samantha Cristoforetti, che costituisce una icona un'icona positiva, una figura positiva sicuramente per il nostro paese Italia e per tutto il mondo, per le cose che ha fatto, per le cose che sicuramente farà. E sono molto felice che ci sia anche questo incontro tramite Fabbrica Floridi e tramite appunto l'associazione Punto Zero tra il nostro istituto penitenziario minorile e quindi i nostri ragazzi che hanno alle spalle dei trascorsi difficili, complicati, insomma, che stanno facendo veramente un percorso in cui ce la stanno mettendo tutta, assolutamente. Comunque sono molto felice che ci possano essere questi incontri tra appunto ragazzi così dal passato così complesso e quindi con queste vite così complesse, con persone, personaggi, non voglio parlare di personaggi, ma con persone così positive che hanno con il loro esempio possono anche dare modo ai nostri ragazzi di comprendere che con l'impegno e con la serietà, anche con la caparbietà si possono ottenere successi formidabili. E quindi io davvero con grande orgoglio, anche con grande emozione, saluto Samantha Cristoforetti e saluto anche tutti coloro che sono in collegamento. Grazie. È stato un anno magico per il nostro paese, lo sappiamo, siamo stati sul tetto del mondo in molti campi, ma c'è una stella, letteralmente, che brilla più di tutte le altre, quella di Samantha Cristoforetti, astronauta italiana, comandante della stazione spaziale. L'abbiamo incontrata, o per meglio dire, i nostri ragazzi li ha incontrati, i ragazzi del teatro Beccaria. Il carcere minorile, i ragazzi della GEDI, della trasmissione Siamo GEDI, BFC Force, i nuovi amici del Bullone, giovani che hanno vissuto e che vivono ancora in parte malattie importanti, che hanno rigenerato il proprio ruolo nella società anche attraverso l'esperienza giornalistica, essendo pure riconosciuti dall'Ordine come giornalisti sociali. Un bellissimo gruppo di lavoro, un bellissimo personaggio da intervistare, un eccellente conduttore, il nostro filosofo Luciano Floridi, a voi Samantha Cristoforetti. Mangrovie, quarta rivoluzione. Online, online, offline. Non siamo online, non siamo offline. Siamo online, impressoria, storia, tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ICT, il buco più profondo, il problema più complesso. Blu e verde, Fabbrica Floridi. Benvenute e benvenuti a Fabbrica Floridi. Questa volta la puntata ospita una persona famosissima che non ha bisogno di presentazione, ma di cui parleremo magari in più dettaglio tra poco, Samantha Cristoforetti. Cristoforetti è ovviamente l'astronauta italiana comandante della Stazione Spaziale Europea e una persona che ha una straordinaria capacità anche di poter condividere con noi esperienze che nessuno di noi potrà mai avere. Poter viaggiare nello spazio, guardare il nostro pianeta da un'ottica unica, privilegiata. Ci facciamo raccontare un po' di più su questo personaggio da Emilio Cozzi, giornalista esperto di Space Economy, al quale lascio la parola.
buongiorno a tutte e a tutti. Mentre sfilo, mentre cammino per le vie affollatissime di Lucca Comics and Games, lo vedete alle mie spalle, ci sono decine di migliaia di ragazze e di ragazzi che sono qui, ebbene ho il pretesto per presentare colei che non ha bisogno certo della mia presentazione, cioè Samantha Cristoforetti. Ecco, queste ragazze e questi ragazzi sono qui a Lucca per manifestare una passione, quello che amano, che è addirittura in grado di attrarli fino a qui, magari facendo fare loro decine o centinaia di chilometri, in modo tale da aggregarsi attorno a qualcosa che davvero dice chi loro siano nel mondo. Ebbene, Samantha Cristoforetti, come immagino sappiate, il prossimo 22 aprile partirà verso la ISS, diventando peraltro la prima comandante europea della Stazione Spaziale Internazionale, è ovviamente un'astronauta e in quanto tale evoca un rigore tecnico-scientifico ma anche fisico davvero davvero stringente, evoca un lavoro di team, quello che la prepara unico al mondo, e quindi evoca qualcosa che sembra apparentemente lontano dalla passione. La realtà è ben diversa. Se vi fosse capitato di leggerlo, se non è capitato fatelo, il suo libro, Diario di un apprendista astronauta, scoprireste quanto anche Astro Samantha è diventata tale grazie alla sua passione. Ci sono pagine che ricordano il momento esatto in cui ha scoperto che l'Agenzia Spaziale Europea l'avrebbe reclutata nel proprio corpo astronautico. Ecco, questo è credo il miglior insegnamento che uomini e donne come Astro Samantha possono darci: capire chi siamo attraverso le nostre passioni, assecondarle acquisendo competenza, sacrificandoci ovviamente, perché acquisire competenza è faticoso, per poi tentare di spostare i nostri confini, quelli anche del nostro piccolo mondo quotidiano, sempre un po' più in là per migliorarci. Credo che sia la cosa migliore davvero, che è anche un po' inaspettata in qualche modo, che la passione di Astro Samantha possa insegnare a tutti noi. Detto questo, io vi auguro, ragazze, ragazzi e anche Astro Samantha, quello che dico sempre: per Aspera ad Astra. Ciao, innanzitutto sono Andrea Profili, JD di Milano. La prima domanda, forse un po' banale, che vorrei porti è: c'è una parola o anche solo una frase che possa descrivere la sensazione di stare nello spazio, quindi qualcosa di completamente diverso dall'essere umano legato alla Terra? C'è un'espressione che mi è capitato di usare, secondo me non racchiude tutto, ma in qualche modo racchiude forse quella che è stata la cosa più importante per me. E questa espressione è esplosione di libertà, perché ti liberi dalla gravità terrestre, ti liberi del tuo peso, ti svesti del tuo peso, come no? Un vestito che ti togli, e vai a vivere in questa dimensione di leggerezza assoluta, dove, no? dove tutto è svestito di peso, tutto fluttua, tutto in qualche modo è senza sforzo. Hai la possibilità di, non sei più confinata nelle due dimensioni, hai la possibilità di abitare lo spazio nelle tre dimensioni, in tutti gli orientamenti. Hai questa visione sulla Terra che in qualche modo è anch'essa liberatoria, perché non sei più, come dire, non sei fuori dall'immagine, osservi la Terra dall'esterno. In qualche modo, chiaramente, rimangono tutti i tuoi legami affettivi, le tue responsabilità, però fisicamente sei fuori, sei altro, sei all'esterno di tutte in qualche modo le vicende terrestri, presenti, passate, future. Abbiamo appena ascoltato che cosa significa abbracciare la Terra dallo spazio. C'è una famosissima frase di un filosofo, Kant, che ci diceva che quello che è importante è avere la legge morale dentro di noi e il cielo stellato sopra di noi. Grazie a Cristoforetti noi abbiamo un cielo stellato non soltanto sopra di noi, ma attraverso il quale possiamo guardare questo mondo, questo pianeta, questo piccolo pezzettino di realtà in un universo così esteso. Importante perché su questo piccolo pianeta è emersa qualcosa di straordinario: l'umanità, la sua intelligenza e, per tornare a Kant, la nostra capacità di mandare le cose nella direzione giusta. Allora abbracciare, grazie a Cristoforetti, la Terra in un solo giro e capire quanto sia al contempo piccola, ma anche così significativa, e poter riflettere sulla nostra capacità di poter far bene a questo ambiente e poter far bene
a tutte le forme di vita che questo ambiente, che questo piccolo pianeta ospita, ecco forse che grazie a Kante, grazie a Cristoforetti oggi tutto questo ci è più chiaro. Ciao Samantha, io sono Fabio, molto piacere di conoscerti. La mia domanda è: cosa vuol dire essere comandante di una stazione spaziale, sia a livello pratico di quello che ci puoi dire, ma anche e soprattutto per te, avere questo titolo? Essere comandante della stazione spaziale, beh, è banale dirlo, ma è innanzitutto una responsabilità. Non è un lavoro difficile, non bisogna immaginarlo come una cosa difficile, perché vuol dire essere leader di un team piccolo, intanto perché siamo 6-7 persone a bordo della stazione spaziale, ma poi di colleghi che sono colleghi e colleghe che sono tutti e tutte estremamente competenti, estremamente affidabili, estremamente motivati, estremamente anche culturalmente, no? ci si capisce al volo, si ha lo stesso tipo di etica del lavoro, si è abituati a lavorare insieme in un certo modo, quindi da questo punto di vista è un lavoro facile, se vogliamo. È anche un lavoro che nella quotidianità richiede soprattutto lavoro di comunicazione, di coordinazione, in modo da facilitare il funzionamento del team, il funzionamento del gruppo, cioè fare in modo che tutti questi individui che sono high performing lavorino anche tutti quanti bene in squadra. Poi, se vogliamo, la parte un pochino più tricky è il fatto che se tutto va bene, la cosa si limita a questo, però come comandante devi essere anche sempre in qualche modo allerta, sempre pronta, sempre preparata a reagire nel caso in cui succeda qualcosa di imprevisto. Ripeto, è estremamente improbabile, ma può succedere ed sono le cose per le quali ci addestriamo, per cui alla fine magari invece devi prendere una decisione al volo dalla quale magari dipende l'esito della missione o addirittura la sopravvivenza dell'equipaggio. Quindi hai un po' sempre, nonostante molto probabilmente tutto andrà bene, però hai sempre addosso questa responsabilità, in qualsiasi momento può succedere qualcosa che ti richieda di prendere una decisione importante. Ciao Samantha. Ada Baldovin, giornalista sociale della redazione del Bullone. Allora, pensando allo spazio, mi viene in mente una poesia di Giovanni Pascoli che definisce la Terra come un atomo opaco, e dall'assù, immagino, dallo spazio, la Terra effettivamente è quello, è un atomo, è piccolissima, è nulla nello spazio, e tu tra poco tornerai lassù, tra le stelle, e mi domandavo come ci si sente a vedere la Terra, cioè tutti i problemi del mondo così piccoli da lassù. Innanzitutto credo di avere il dovere comunque di spiegare il contesto un pochino diverso. Naturalmente quando noi parliamo di andare sulla stazione spaziale internazionale parliamo dell'orbita bassa terrestre, quindi siamo a 400 chilometri dalla Terra, quindi non siamo lontanissimi, la Terra è comunque molto grande, non è un puntino lontano. Per dare un'idea, se la Terra avesse le dimensioni di una palla da biliardo, noi staremmo a girare velocissimamente attorno a questa palla da biliardo a pochi millimetri di distanza da questa palla da biliardo. Quindi immaginatevi di essere, che ne so, una formichina a pochi millimetri da una palla di biliardo. Questa palla di biliardo è comunque molto grande. E quindi ecco, questa sensazione della Terra come, no, puntino insignificante nell'universo, credo che ce l'abbiamo tutti, giustamente, perché è corretta, ma ce l'abbiamo perché siamo consapevoli, no, come esseri umani del XXI secolo sappiamo che siamo un puntino piccolissimo rispetto alle dimensioni dell'universo. E effettivamente andare nello spazio in qualche modo ti può evocare questo pensiero, te lo può rendere più presente. Ti dà anche appunto questo punto di vista esterno rispetto alle vicende terrestri, ma anche, devo dire, molta,
come dire, io ho provato lassù molto, non ho provato un senso di distacco, ho provato semmai più un senso di legame con la terra nel suo complesso, nella sua interezza, no? Perché giri attorno alla terra ogni 90 minuti, fa questa orbita, io la chiamo questo abbraccio, no? Ogni 90 minuti giri attorno alla terra come se abbracciassi tutta l'umanità che sorvoli in continuazione, e quindi piano piano tutti i luoghi della terra diventano in qualche modo familiari e ti sembra davvero che tutta la terra sia in qualche modo casa tua, e ti senti sempre più vicina, se vogliamo, alle vicende dell'umanità piuttosto che lontana. Ciao Samantha, sono Karin Piffer, redazione di Arete. Io volevo chiederti, quando guardi la terra e pensi ai suoi abitanti, alle donne e agli uomini che ci abitano, cosa pensi? Stiamo prendendo la strada giusta? Dovremmo cambiare? Oddio. Sono anch'io un essere umano e faccio anch'io parte di questa umanità, quindi magari lo sapessi, non ce l'ho la risposta. Io sono una persona che vede il bicchiere mezzo pieno, quindi pur con la consapevolezza di tutti i problemi che ci sono, le difficoltà anche, insomma, problemi seri, problemi planetari, globali, no? A partire dalla sfida del cambiamento climatico. Però penso sempre che ci sono anche tante cose belle, positive. Sono contenta di vivere su questo pianeta adesso e non, che ne so, 100 anni fa o anche solo qualche decennio fa. Io tendenzialmente ho fiducia nel fatto che l'umanità troverà la sua strada, troverà il modo di risolvere i problemi, e sicuramente nel lungo termine io vedo una traiettoria positiva. Un po' perché ci voglio credere, no? Perché qualcuno diceva, a volte magari puoi come dire, avere il dovere del pessimismo dell'intelligenza, ma è anche sempre il dovere dell'ottimismo della volontà, no? Quindi credo che per quanto a volte possiamo e magari dobbiamo affrontare anche criticamente alcune situazioni, alcune scelte e alcune crisi di fronte alle quali si trova il pianeta, abbiamo tutti anche il dovere di rimboccarci le maniche con quell'ottimismo della volontà che ci permette poi di risolvere questi problemi. Tra poco vorrei capire meglio, grazie a Samantha Cristoforetti, che cosa significa parlare di space economy. Sappiamo che lo spazio è ricco di opportunità, è per certi aspetti la nuova frontiera della tecnologia. Riusciamo a capire meglio quello che accade sulla Terra grazie a quello che riusciamo a fare nello spazio. Nuove invenzioni, nuove scoperte, nuovo design di nuove soluzioni sono state spesso, anche in passato, promosse dall'avventura che rappresenta il viaggiare nello spazio, l'essere e nel vivere nello spazio, un po' distanti dalla Terra. Quale sarà questo futuro? Che cosa significa per l'Europa, un gigante nel contesto della space economy? E poi che cosa significa per l'Italia, che non ha nulla da invidiare ad altre nazioni per quanto riguarda le nostre capacità scientifiche e tecniche di trarre il massimo vantaggio, ma anche molta esperienza, molti insegnamenti dalla space economy. Ascoltiamo che cosa ci può suggerire Samantha Cristoforetti su tutto questo. Ciao Samantha, io sono Lorenzo Catelani, Jedi di Milano, e volevo chiederti, sappiamo che nell'ambito della space economy c'è tanto da fare, tra imprese da realizzare e competenze da acquisire. Come e quanto l'Italia sarà partecipe in questa iniziativa intrigante? Non lo so, adesso non è che posso prevedere il futuro, però credo che sia importante. Nel senso che credo che sia uno di questi settori dove il nostro paese parte da una posizione con un grosso potenziale di fare bene, sia per la tradizione che abbiamo nella nostra industria, sia per la formazione che diamo ai nostri giovani ingegneri, ingegnere, scienziati, scienziate. E credo che la chiave sia dare a questi giovani delle opportunità di fare.
perché altrimenti rischiamo che, no, tutti questi talenti che abbiamo, anche queste energie, magari poi decidano di andare altrove, no? In particolare per quanto riguarda gli investimenti nella space economy, purtroppo in questo momento gli Stati Uniti o Cina investono molto, molto di più di quanto non si faccia in Europa, no? E quindi io penso che questo sia un momento critico in cui bisogna davvero fare un salto di qualità in Europa, diventare un po' più ambiziosi. In modo che i nostri giovani, che sicuramente no, ce ne sono tanti che hanno talento, che hanno idee, che hanno voglia di fare, abbiano anche le opportunità, e poi naturalmente se le devono andare a prendere, non è sempre le responsabilità ci sono a tutti i livelli, però credo sì che questo sia davvero un momento critico in cui non dobbiamo perdere l'aggancio a no, altre parti del mondo dove si sta già investendo moltissimo. Ciao Samantha, sono Riccardo Di Carlo, GEDI dell'associazione Nuvola Verde. Mi chiedevo, lavorare nello spazio sarà sempre esclusiva degli ingegneri astronauti o ci saranno occasioni importanti anche, non so, per poeti, filosofi? Io innanzitutto spero di sì, nel senso che sarebbe bello che questa esperienza di andare nello spazio possa anche venire raccontata con persone che hanno una sensibilità e anche una capacità poi di osservare e di sintetizzare, di raccontare e di condividere, che magari hanno più appunto i filosofi, i poeti piuttosto che gli scienziati e gli ingegneri. E credo che sarà così. Credo che abbiamo assistito anche negli ultimi mesi a questi primi voli di private cittadine nello spazio. Ovviamente si tratta in questo momento sempre di persone estremamente facoltose, però in una fase iniziale sicuramente sarà così, no? Questi voli privati resteranno appannaggio di persone con grande disponibilità economica, però posso immaginare che alcune di queste persone magari vogliano, abbiano desiderio di sponsorizzare i viaggi nello spazio, appunto di persone che possano poi raccontare e condividere questa esperienza con una sensibilità, chiamiamola più umanistica. Ciao Samantha, sono Chiara Malinverno del Bullone. Sicuramente fra le aree in cui il divario di genere è più ampio vi è quello delle discipline STEM. Quindi cosa consiglieresti a una giovane ragazza che vuole avvicinarsi alle discipline scientifiche e magari vede queste come un'area solo per uomini? Dalla tua esperienza, cosa puoi consigliarle? Se devo essere sincera, ho difficoltà a pensare che ci sia una ragazza che ha veramente interesse per le discipline scientifiche e pensi allo stesso tempo che sia non soltanto per uomini, no? Perché dire, di donne scienziate, di donne ingegnere, nonostante magari siano in minoranza rispetto agli uomini, però ormai ce ne sono veramente tantissime, quindi su questo onestamente mi preoccuperei poco. Credo che qualunque giovane donna, ragazza che ha un interesse per queste materie abbia anche, come dire, la capacità di rendersi conto che ci sono tante donne in questi ambiti. Resta una minoranza, io non lo so, perché credo che ci siano tanti fattori, non c'è, no? Le persone poi vogliono sempre una risposta, no? Mi chiedono spessissimo: ma perché ci sono meno donne nelle materie STEM rispetto agli uomini? E uno si aspetta sempre una risposta, come dire, una causa, e deve essere quella. Penso che i fattori siano molti, diversi, ed effettivamente può darsi che ci sia anche un certo numero di donne che magari effettivamente ha interesse, però pensa che possa essere un ambiente che magari non è gradevole o in qualche modo ostile. Io questo non l'ho mai vissuto, devo dire. Ho anche un certo tipo di personalità, non so, per cui magari non me ne sono neanche mai accorta di certe cose. Però onestamente la maggior parte anche delle amiche, delle conoscenti che ho, che lavorano in questo mondo, nessuna mi ha mai raccontato di esperienze di aperta ostilità.
è sicuramente un ambiente dove le donne si trovano spesso ad essere una minoranza e questo di per sé può essere sgradito magari a qualche giovane donna e a qualche ragazza, magari ci si può interrogare sul perché ci si aspetta che sia un ambiente così sgradevole. Alla fine magari non è così terribile come ci si può aspettare. Non potrei essere più d'accordo con Cristoforetti. Ogni tanto si sentono voci vecchie, voci datate, voci anche a volte un po' reazionarie, in cui si cerca di reintrodurre questa distinzione tra uomini, donne, capacità, abilità diverse. Lo si fa anche a volte con un po' di buona volontà, nel tentativo di capire di più. E allora ricordiamoci che c'è più differenza tra gli uomini e tra le donne di quanto non ci sia tra gli uomini e le donne. Cioè, se prendiamo tutti gli uomini e tutte le donne, all'interno di questi gruppi ci sono più diversificazioni di quanto in realtà poi spesso non ci sia tra uomini e donne prese per altre ragioni. Allora, lo dico con un po' di fermezza, smettiamo di pensare che si tratti semplicemente di una questione biologica. Non è così. Abbiamo straordinarie opportunità, tutte e tutti noi. Ogni individuo è enormemente plasmabile. Si tratta di dare le opportunità, di offrire gli stimoli, le avventure, l'entusiasmo, per sviluppare interesse, ad esempio, nelle STEM, nelle scienze più tecniche, più matematiche, dove uomini o donne, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne, possono eccellere a seconda delle loro capacità e delle loro inclinazioni. Allora, forse una volta tanto, smettiamo di pensare in termini di uomini e donne e cominciamo a pensare in termini di umanità. Ciao Samantha, io sono Deborah, giornalista sociale per Il Bullone, e vorrei chiederti che persona eri prima che iniziasse, insomma, il tuo grande viaggio, la tua grande avventura. Che persona ero? Prima di andare nello spazio, intendi, o prima di diventare astronauta? O... Tutto quello che vuoi raccontare. Che persona è? Beh, io sono diventata astronauta più di 10 anni fa, avevo 32 anni, quindi insomma, prima di diventare astronauta ero una relativamente ancora giovane donna. Molto diciamo determinata all'epoca, determinata nel senso di, come dire, dedicata al 100% alla performance nelle cose che facevo. In quel periodo ero una pilota dell'aeronautica militare, ero ancora in una fase diciamo di addestramento avanzato, se vogliamo, ma ancora in una fase di addestramento, ed ero dedicata assolutamente al 100% a questo. Quindi un po' perché avevo questo sogno forse di diventare astronauta, un po' in generale perché come personalità sono sempre stata molto ambiziosa, anche molto competitiva, quindi insomma ero molto, in inglese direbbero driven. Era un po' così. Credo che poi, sicuramente, dopo che sono andata nello spazio, mi sono un po' calmata, nel senso che ho raggiunto questo grande sogno che avevo nella mia vita, e quindi sicuramente sono diventata una persona in un certo senso più equilibrata, quindi sono meno focalizzata solamente sull'achievement nel mondo professionale. Ho fatto spazio per altre cose, per la famiglia, per gli affetti, per le amicizie. Non che prima non avesse amicizie, per l'amor del cielo, però ero, credo, più focalizzata in maniera univoca su un aspetto. Ciao Samantha, sono Jason, JDD.0 Beccaria, e la mia più che domanda è una curiosità. Raccontaci qualcosa che Samantha Cristoforetti ha fatto veramente bene e di cui ne va fiera. Allora, una cosa che ho fatto veramente bene, credo, è l'ingegnere di bordo della Soyuz. Quando ho fatto il mio primo volo, il mio ruolo era quello di fare l'ingegnere di bordo, ed è una cosa con cui mi sono divertita tantissimo in fase di training, ma anche poi di esecuzione della missione. Mi sono preparata tanto per questo ruolo,
insomma, insieme al comandante del veicolo spaziale, abbiamo fatto sempre molto bene in addestramento, nei vari esami, e poi abbiamo fatto un'esecuzione, credo, molto smooth, molto, insomma, senza intoppi della missione stessa, ed è una cosa che mi è piaciuta molto. Grazie. Sono Andrea Profili, GD di Milano. Avrei una seconda domanda. In questi ultimi anni, soprattutto, si sta vedendo Marte, la Luna, asteroidi come delle risorse incredibili e dei luoghi che possono offrire all'umanità una seconda vita. Secondo te, da una persona che lavora in questo ambito, è possibile per noi arrivare in tempo a raggiungere queste soluzioni e queste risorse enormi, oppure è qualcosa di troppo futuristico per noi per poterlo vedere e magari usufruirne in tempo utile? Cioè, arrivare in tempo intendi nella tua durata di vita? Cioè nel tuo tempo di vita o in tempo per che cosa? Sì, esatto, per noi contemporanei, potrei dire. Contemporanei. allora, io a livello di esplorazione penso di sì. Certo, non queste visioni dove ci si immagina, come dire, non lo so, città su Marte, per dire, adesso io questo ci credo poco, nel senso che ovviamente se uno guarda un futuro molto lontano, perché no? Però, come giustamente dici tu, se invece ci limitiamo a un lifespan, a una durata di vita di un essere umano, questo ci credo di meno. Penso delle missioni esplorative, sì, penso che le vedremo. Ma non credo che vedremo città su Marte in tempi brevi, sarà per i nostri discendenti. Ciao, sono Joan, Jedi di Milano, e diciamo che lo spazio e l'esplorazione spaziale fa pensare molto al futuro. Io invece vorrei farti una domanda sul tuo passato. C'è qualcosa che non avresti voluto fare o avresti fatto diversamente, per esempio, nella tua carriera? Cosa avrei fatto diversamente nella mia carriera? Sai, il problema è che, forse perché anche io ho letto parecchia science fiction, come si dice, fantascienza crescendo, no? Quindi ho queste cose in mente che se vai a cambiare la timeline non sai che cosa succede, no? Quindi se tu vai indietro e cambi una cosa è come, no? vai a cambiare una rotella nell'ingranaggio, poi chissà quali conseguenze, no? Ti sembra magari di fare una cosa giusta, dici vai a cambiare sta cosa che secondo me ho fatto male, no? Poi però non sai quali conseguenze o quali altri effetti vai a mettere in moto, quindi io non lo so, io sono contenta di dove sono, sono serena, ovviamente, per l'amor del cielo, alti e bassi, come cioè, giornate migliori e peggiori come tutti, però sono contenta della mia vita come è, e credo che alla fine, sai, dove tu arrivi è anche il prodotto dei tuoi errori, anche quello che ti sembra di essere stato un errore, alla fine ti ha servito anche quello. In qualche modo ti ha aiutato, in qualche modo ti ha formata, in qualche modo magari ti ha impedito di fare errori peggiori, chi lo sa? Chi lo sa che altri errori avresti fatto, magari, no? Se avessi cambiato quella cosa. Per cui no, non credo. Poi guarda, tante cose, anche una questione di prospettiva, voi siete giovani, magari non vi è ancora capitato, ma a me capita spesso di guardare indietro a eventi che lì per lì mi sembravano una sfortuna, no? Che magari mi sono dispiaciuti, che io avrei assolutamente voluto che andassero in un altro modo, e poi però se magari li guardi col senno di poi, 5, 6, 10, 15 anni dopo, dici, ah però, alla fine è stato meglio così. per cui sai, non sai mai, la vita è una cosa complessa, ti porti dietro tutto, anche quelli che ti sembrano errori, poi magari alla fine si riveleranno delle cose positive. Ciao Samantha, io sono Letizia e sono una ragazza del Bollone, e volevo chiederti, dopo gli straordinari viaggi spaziali che hai fatto, che cosa ne sarà del tuo futuro? Hai ancora dei sogni aperti? Ah, questa è una bella domanda. Non lo so, sono abbastanza possibilista sul futuro, nel senso che mi immagino tanti futuri possibili, tutti in qualche modo belli, dal continuare a fare l'astronauta, invece magari smettere e andare a fare tutt'altro.
senza, credo di essere abbastanza brava a guardare con distacco tutte quelle cose che si associano molto spesso al prestigio, cioè non cerco, che ne so, i lavori prestigiosi, le cariche altisonanti, queste cose qua, che sono delle grandi fregature, state attenti a queste cose. Però invece mi immagino tanti futuri possibili in cui invece magari trovo qualcosa da fare che mi interessa, che mi permette di crescere e che soprattutto mi permette di contribuire, di fare un po' di, no, gli americani dicono give back, in qualche modo, no? Restituire alla società, al paese che ti ha cresciuto, eccetera, eccetera. Quindi non lo so cosa farò, ma sono ottimista che ci sarà qualcosa di interessante, di bello da fare. Quando arriverà il momento in cui porteremo noi la pizza sulla Luna? La pizza. La La pizza sulla Luna, quando ci arriverà? La pizza sulla luna. La pizza. pizza sulla Luna, quando ci arriverà? La pizza sulla luna. Non lo so, sulla luna non lo so, ma credo che qualcuno l'abbia portata sulla stazione spaziale. Non era Paola Nespoli, non ha fatto la pizza sull'ISS, mi sembra di sì. Ho visto qualche video. Sulla luna, ma chi lo sa, prossimamente speriamo. Ma perché non ci sono stati più viaggi sulla Luna? Sono troppo costosi o semplicemente hanno smesso di fare ricerche? Guarda, questa domanda io la ribalto sempre al contrario, nel senso non è strano che non ci siano stati altri viaggi sulla Luna, è strano che sia successo in the first place, nel senso che quelle missioni Apollo sono state il prodotto di circostanze storiche talmente uniche e difficili da ripetere che c'è stata in quel momento lì questa cosa, no? Si sono create queste circostanze, però poi esaurito, come dire, l'impeto di queste circostanze, immediatamente le attività spaziali sono ritornate, come dire, si sono rincanalate in un cammino che era quello più naturale fin dall'inizio, che era quello che era un po' la visione di Wernher von Braun. No, che era quella di fare uno shuttle e poi una stazione spaziale, poi andare sulla Luna. Ora, ovviamente, all'epoca si immaginava che queste cose sarebbero successe in tempi più compressi, perché un pochino credo che si sottovalutassero anche le complessità di questi progetti. Però questa era un po' la sequenza delle cose. Poi, ripeto, per delle circostanze, soprattutto di relazioni internazionali, di condizioni geopolitiche, eccetera, c'è stato questo exploit di queste missioni sulla Luna. E poi si è ritornato piano piano a costruire le cose mattone su mattone, quindi lo Space Shuttle, la stazione spaziale, e adesso prossimamente si tornerà in orbita cislunare e di nuovo sulla superficie della Luna con, diciamo, la sequenza naturale di queste cose. Prendono purtroppo molto tempo, questi programmi effettivamente hanno determinati costi, hanno soprattutto delle complessità di progettazione e poi di gestione, per cui alla fine ognuno di questi programmi sono decenni, no? Lo Space Shuttle è stato 30 anni, in parte si è sovrapposto con la stazione spaziale che sono altri ormai più di 20 anni e sicuramente arriverà a 30. Piano piano si sovrappone con l'inizio della prossima fase di esplorazione lunare, però anche quella probabilmente avrà i suoi tempi. Quindi, diciamo, ecco, questi sono i motivi. Sono abbastanza banali, se vogliamo, mondani. Ciao Samantha, sono sempre Fabio, redazione Gedi. Ecco, io ti volevo chiedere rapidamente quello che vuoi, insomma, due domande. Una è più di carattere sociale ed una completamente diversa, un po' più personale. Quella di carattere sociale è che oggi, forse più che mai, si sente parlare spesso e volentieri di tematiche ambientali. Sembra che ci siamo svegliati tutti di un colpo e abbiamo detto, ok, se non facciamo qualcosa possiamo avere dei gravi danni. Quindi io quello che ti volevo chiedere è, secondo te, rispetto al passato, cosa di buono, di migliore è stato fatto? Cosa invece occorre ancora muoversi e fare di più? Cioè, ripeto, adesso io non è che sia un'esperta su questi temi, a me sembra che sicuramente si sia fatto tanto in termini di consapevolezza, nel senso che questa è diventata come dire, è diventata on the top dell'agenda, credo anche politica in quasi tutti i paesi importanti del mondo, che non è scontato, perché io mi ricordo di essere stata
5-6 anni fa un meeting di un think tank dove insomma nel pubblico sedevano leader del mondo diciamo industriale, finanziario, eccetera, e a queste persone era stato chiesto cosa vedevano come le minacce più significative che doveva affrontare il mondo, e tipo il cambiamento climatico era tipo al decimo posto, quindi cioè, questa consapevolezza è veramente abbastanza recente. Quindi questo è sicuramente positivo. Che cosa bisogna fare di più? Io credo che la soluzione alla fine sarà principalmente tecnologica, cioè dobbiamo innovare, dobbiamo decarbonizzare, dobbiamo trovare soluzioni che non abbiano un impatto climatico così forte per come dire, tanti processi, non solo per i trasporti, alle persone spesso pensano ai trasporti, all'auto elettrica, eccetera, eccetera, ma ci sono processi industriali dai quali dipende la nostra civiltà, la produzione del cemento, la produzione dell'ammoniaca, la produzione dell'acciaio, che emettono grandi quantità di CO2, e in qualche modo dobbiamo innovare, cioè dobbiamo trovare dei processi che ci permettano di, per esempio, sostituire questi processi industriali con dei processi che siano meno impattanti. Non è che possiamo smettere di produrre acciaio, produrre ammoniaca, perché no, abbiamo bisogno tutti quanti di mangiare, di costruire, di fare strade, eccetera, eccetera, ma dobbiamo innovare, dobbiamo trovare soluzioni tecnologiche che siano meno impattanti. Quindi ci vuole ricerca, ci vuole studio, ci vuole iniziativa, ci vogliono tanti menti come le vostre, giovani, creative e motivate. Siamo abituati a film di fantascienza in cui l'umanità ha magari conquistato lo spazio, grazie anche a cose che forse da un punto di vista scientifico sembrano un po' troppo fantasiose. Detto questo, una cosa che noi impariamo dall'esperienza di Cristoforetti, da quello che ci fornisce anche un po' Hollywood, è che il mondo della tecnologia e il mondo della natura, in questo caso lo spazio delle stelle, quelle stelle sopra di noi di cui parlava Kant, il mondo lunare, il mondo del robot su Marte, è un mondo, è un universo, una realtà, un ambiente che è in perfetta sintonia, vive bene, anzi prospera, grazie alla tecnologia. È quindi un classico caso di buon matrimonio tra quello che ho definito in passato il verde e il blu. Il verde di tutti gli ambienti in cui noi operiamo, in questo caso per esempio la stazione spaziale, o potrebbe essere un nuovo avamposto umano sulla Luna, i robottini che abbiamo su Marte, sono anche questi ambienti, sono anche questi verdi. E il blu di tutte le tecnologie. Tecnologie straordinarie che ci permettono di vivere magari negli abissi oppure nel cielo. Un giorno di questi probabilmente sulla Luna, su un altro luogo che non è la Terra. Allora il verde e il blu sono due forze buone che possono vivere insieme, sono complementari. Questo ce l'ha mostrato anche nella sua presentazione, nelle parole che ha voluto condividere con noi Cristoforetti. E allora vedere tutto questo in maniera più ecologica. La tecnologia fa bene all'ambiente, l'ambiente può vivere meglio grazie alla tecnologia. C'è poi, devo dire, un momento di orgoglio in tutto questo. Stiamo parlando del verde e del blu, della conquista dello spazio, e abbiamo un po' forse in modo campanilistico l'orgoglio di vedere una straordinaria italiana a comando della stazione spaziale. Non avviene tutti i giorni, non è cosa da poco. Quello che io forse spero in maniera non paradossale vorrei augurarmi è che fosse normale, e cioè che non ci sorprendessimo più se le nostre coetanee o i nostri coetanei nei giorni normali, in avventure normali, fossero sempre dalla parte di chi pone la frontiera un po' più avanti, migliora il mondo, cambia le cose, ha una figura di leadership, perché in fin dei conti l'Italia da sempre è stata tra le nazioni che ha
plasmato molta della storia di questo pianeta. E tra un po' vedremo forse anche di quello che avviene nello spazio. Grazie. Un personaggio incredibile, l'avete visto, soprattutto un personaggio vero, di grande profondità. Si spiega perché hanno scelto lei fra chissà quante personalità nella storia dell'umanità. È una delle pochissime che hanno avuto il privilegio di guidare la stazione spaziale, la magia del cosmo, ma soprattutto anche un racconto che ha aperto un varco importante, speriamo, nella mente di tutti quelli che hanno ascoltato, i giovani soprattutto. Possiamo avere, abbiamo e potremo avere un grande ruolo nella space economy come sistema paese, possiamo scommetterci, i nostri giovani ci possono puntare. In bocca al lupo. Anche questi cancelli fatti di sogni mangiati da sciacalli, girerà la ruota. State sereni, giovani ribelli. Paga sempre il prossimo escariota. Paga chi ti delude, paga chi come una pulce prude. Paga ovunque vada, forza gioventù sbalada. Vincete questa corsa anche dentro ad una morsa. C'è il sole dopo una tempesta e dentro una foresta trovi l'orsa maggiore che ti indica la strada. Con le gocce di rugiada ti segnala il pianto della mala. Il canto di chi soffre non si piange addosso. Ride mali si osso, c'ha una schiena piena ed è un colosso di cemento armato. C'è chi tre marciapiedi, c'è cresciuto e chi c'è nato. Cade in piedi indisturbato, rigenerato, è da ammirare. Ricordati che la galassia è il limite da superare. Tutto passa, gli sprechi tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Tutto passa, gli sprechi tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Tutto passa, gli sprechi tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Tutto passa, gli sprechi tagli restano. Tutto passa,
sti ricordi mi calpestano, il tempo passa, lo spengo come un fiammifero, tutto passa a me, volo fuori prison con la breccia. Tutto passa, tutto passa, tutto passa. Tutto passa, tutto passa, tutto passa. Historical striking with the loofah patch. One less name on that patch. It's getting smaller.